La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno, 23 aprile 2024, la rassegna stampa Mimmo Moramarco, le prime pagine dei quotidiani di oggi. Sapete, io faccio sempre il riassunto in apertura con una sorta di breaking news, uno sguardo tra tutte le prime pagine, poi prendo in esame la lettera sullo scritto, solo alcune, 3-4 al giorno, poi durante la settimana cambio a rotazione diverse testate. Dicevo, trovate su tutte la notizia di ieri sera: Milan battuto 2-1, l'Inter campione d'Italia conquista la seconda stella. I gol di Acerbi e Thuram per la squadra di Simone Inzaghi e Tomori per i rossoneri, nel recupero espulsi Hernandez, Calabria e Dumfries. Questo arriva anche con 5 giornate di anticipo, vincendo appunto lo scudetto, il 20° della storia dell'Inter, che vale la seconda stella sulla maglia. A decidere il derby è stato proprio Acerbi al 18° del primo tempo e Thuram al 4° della ripresa. L'altra notizia è il voto in Basilicata. In primo piano la Basilicata nuovamente al centrodestra, bis per Vito Bardi, flop del campo largo. Quindi il centrodestra resta alla guida della Basilicata, un voto segnato dal forte astensionismo. Alle urne il 49,8%, Vito Bardi ottiene la riconferma con largo distacco, esattamente 58,40%, su Piero Marrese, su cui il centro-sinistra ha puntato dopo una serie di retromarce. Lo spoglio, iniziato a rilento, toglie la corona di partito più votato al Movimento 5 Stelle, che alle regionali del 2019 e alle politiche del 2022 era andato oltre il 20% e ora vede più che dimezzati i consensi, attorno all'8%. Per restare ancora in tema di voto, arriva il monito del Presidente della Repubblica Mattarella: votate in tanti all'Unione Europea, servono riforme coraggiose. La storia non aspetta i tempi lunghi dell'Europa. Sergio Mattarella continua la sua instancabile opera di persuasione internazionale a favore di un rafforzamento delle istituzioni europee, giudicate lente ed inefficaci per contrastare le sfide di un mondo frenetico e sempre più conflittuale. Ancora in tema politico, Schlein: non ci sarà il mio nome nel simbolo, a proposito di europee, è una proposta divisiva. La segretaria è confermata come capolista nelle circoscrizioni centro e isole alle elezioni europee. Su diversi quotidiani viene anche riportato l'Earth Day, Planet vs Plastics, il pianeta contro la plastica, il tema della 54esima edizione della giornata della Terra, Earth Day, che si è celebrata ieri in tutto il mondo. La ONG americana che organizza l'evento chiede una riduzione del 60% della produzione di tutte le plastiche nel 2040. La giornata è nata nel 1970 negli Stati Uniti su iniziativa di politici e attivisti locali. Negli anni si è diffusa in tutto il mondo, sostenuta dalla ONG EarthDay.org. Ancora la vicenda di cronaca su diversi giornali: torture, botte nel carcere minorile, 13 agenti in cella. Avrebbero voluto imporre le loro regole di civile convivenza nel carcere minorile Beccaria di Milano, insultando, aggredendo e picchiando con ferocia i ragazzi detenuti, costringendoli a vivere in un clima infernale di paura e dei quali avrebbero pure annientato le reazioni, addirittura arrivando a pestarli mentre erano ammanettati e senza vestiti addosso. Per tutto questo, 13 agenti di polizia penitenziaria, tutti in servizio eccetto uno, sono stati arrestati, mentre 8, tra cui l'ex comandante Francesco Ferone, sono stati sospesi dall'incarico. Ad accogliere le richieste di misura cautelare delle PM Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella, è stata la GIP Stefania Donadeo, che ha condiviso la ricostruzione degli inquirenti. Un bambino di 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, in provincia di Salerno, ieri, ed è morto per le ferite riportate. Ancora poche notizie acquisite dai carabinieri che sono arrivati ieri sul posto. I cani sono di proprietà di un'amica della mamma della vittima. Anche la mamma del bambino è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe, secondo le notizie, in pericolo di vita. A quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio allo zio quando, uscendo di casa, i due cani avrebbero azzannato il bimbo, strappandolo letteralmente dalle braccia dell'uomo
l'uomo rimasto illeso. Adesso ci sono le indagini, ma tantissima polemica sui cani appunto in questione, ma non solo. Per la questione in Medio Oriente, la resa dei conti annunciata di Fraga di prima mattina con tutto il suo carico di pena e di frustrazione, in una frase: abbiamo fallito. Il rapporto non provati legami con UNRWA Hamas, lascia il capo dell'intelligence militare di Israele. Intanto si addensano ombre anche sulle accuse mosse dallo Stato ebraico ai dipendenti nella striscia di Gaza di essere uomini o fiancheggiatori di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche che hanno portato molti paesi donatori a tagliare i finanziamenti all'agenzia nonostante le enormi necessità di 2,3 milioni di persone. C'è anche la nota finanziaria del ministro Giorgetti, ancora una revisione a rialzo per i costi del superbonus che fa lievitare al 7,4% il deficit 2023, avvicina la probabile procedura di infrazione Unione Europea e stende un'ombra di incertezza sulla quadra da trovare fra lo scenario rappresentato nel DEF e le misure su cui punta il governo. Una modifica che non incide sui numeri del DEF, che già la incorporano nel debito, risponde a caldo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che conferma la probabile apertura di una procedura per deficit eccessivo a carico dell'Italia e di altri paesi, anticipa un aggiustamento pienamente alla nostra portata. E adesso, dopo un breve riassunto sulle notizie principali che troverete sui maggiori quotidiani, comincio oggi con La Stampa, che ospitiamo nel nostro spazio. Intanto approfitto per ricordare che in descrizione a qualsiasi podcast o video che riguarda il mio spazio, sotto troverete il link per scaricare tutte le prime pagine in formato digitale PDF. Dal 22 serve anche una password, è gratis, gratuita, richiedetela a info@ilmimmo.eu e sarò ben felice di farvi accedere a questa rassegna stampa quotidiana. Come dicevo, La Stampa: abusi e torture, in alto l'inferno dei baby detenuti, violenze al carcere Beccaria di Milano, 13 arrestati tra polizia penitenziaria. Questa è l'apertura in alto per il quotidiano. Sotto, PD, la retromarcia di Schlein, e c'è anche la foto di Inter, giocano anche con il nome del campione d'Italia, Interstellar, nerazzurri campione d'Italia nel derby e il 20° scudetto, come qui riporta anche La Stampa. Il Fatto Quotidiano, al centro pagina vediamo una grande foto di Elly Schlein, Elly a pezzi, bocciata dal PD e anche in Basilicata. Giornata nera, no al suo nome nel simbolo e alle pluricandidature. Due sberle Schlein, bombardata dai big alleati, ritira il logo dal partito personale, l'idea di presentarsi ovunque e fa il patto persino con De Luca. Dal Fatto Quotidiano alla Verità, al centro pagina c'è una foto di Antonio Scurati, sapete la polemica sulla presunta censura, e scrive: la verità, c'è bisogno di una nuova festa, la liberazione delle cretinate. Poi c'è l'editoriale di Maurizio Belpietro che parla anche di Roberto Saviano, che continua a giocare appunto su queste cose, censura e quant'altro. Case popolari anche sulla Verità, solo agli immigrati, la Consulta boccia la legge veneta che tenta di equilibrare le graduatorie, secondo i giudici è incostituzionale porre il vincolo di 5 anni di residenza nella regione per accedere al beneficio, basta un percorso di inclusione. Risultato: grazie al numero di figli e ai parametri ISE nella distribuzione degli alloggi agli italiani restano le briciole. C'è anche l'inchiesta per danni Covid sulla Verità, Speranza si nasconde dietro l'AIFA, Sileri dice io escluso inerti, sulle cure nell'articolo a quattro mani di Francesco Borgonovo e Alessandro Rico. L'Unità, e chiudo il mio spazio ricordando ancora una volta che trovate tutto il resto delle prime pagine nel link, come ho detto già prima, in descrizione, basta chiedermi la password. L'Unità, dicevo, apre con tutt'altro tema: 100 anni dalla nascita, Russanda, Kant e Alicata, nell'articolo di Michele Prospero. Poi arresti per quanto riguarda gli agenti penitenziari, alla Beccaria torturano i ragazzini, le prigioni per minorenni vanno chiuse, secondo l'Unità. Anche qui la politica Meloni, giù Tajani, su vince Bardi, bene il PD secondo questo giornale, e a margine Juventa, crimine dimenticato, qualche domanda all'ANM e a Scurati. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, come al solito con il breaking news da Mimmo Maramarco è tutto, un buon martedì 23 aprile 2024, ci risentiamo come sempre domani, buona giornata a tutti.